una pillola dedicata al dettato. Il nome non è così attraente, forse avremmo potuto scegliere qualcosa in inglese, un rendering, un figure out, eccetera. Ma invece l'idea è molto importante, l'obiettivo è molto importante, cioè lavorare a livello complementare sull'ascolto e sulla possibile traduzione sul foglio di musica di cui abbiamo ascoltato. Mentre ci alleniamo alla lettura musicale, a trasformare il segno in suono, è molto molto importante trasformare anche il suono in segno, e forse è un passo da curare molto più di quanto non avvenga generalmente. Va anche benissimo trasformare il suono in altro segno, in grafica, e la storia della composizione, la storia della musica sovente ha rincorso anche questa strada. Questo discorso potrebbe portarci anche molto lontano, perché stiamo parlando in fondo di linguaggio che abbiamo a disposizione. Immaginate la stessa melodia ascoltata e tradotta, che so, da Franz Liszt e da Luciano Berio in una delle folk song. Avevano gli strumenti culturali, ma anche di scrittura musicale differente. Magari potremmo anche ascoltare lo stesso canto e non riconoscerlo. Parleremo però anche di giochi musicali che possono essere realizzati in una classe, in un gruppo di amici. Abbiamo già visto in passato gli indovinelli musicali. Oggi potremmo proporre una tombola ritmica o melodica, o anche il gioco del domino. Tutti i giochi che magari con qualche oggetto materiale, qualche scheda, possono sviluppare la nostra fantasia e la nostra capacità di riconoscere e di tradurre in segno un suono. Molto in breve la descrizione di questi giochi. Io consiglio di procurarsi delle schede 15x8, 16x8. Da un lato si usa la melodica e dall'altro la ritmica. Possiamo usare 5 note. È sempre bene scrivere il pallino, ecco, magari di un colore diverso. Il pallino nero lo teniamo. E poi i nostri tre suoni. Questa volta non partirei solo dal do. Ci può essere questo. Facciamo direttamente quella su do sol, che è un po' più complicata. Possiamo usare sempre la stessa ritmica, magari un'altra. Sempre col pallino, ovviamente, che indica il do, facciamo che scriverlo ogni volta. E poi possiamo anche avere le altre note, mi, re, sol, io qui ho bisogno di avere una nota bianca, poi qui possiamo avere uno che comincia con un fa, e qui un sol. E qui un sol di nuovo. Le schede saranno molte, eh? Ecco, allora il gioco della tombola, una persona canta ed è per lui già un impegno e gli altri cercano di rispondere. Stessa cosa per la tombola ritmica, questa volta possiamo cercare delle combinazioni binaria con tittità, le pause, eccetera, insomma. Si gioca come per la tombola, oppure nel gioco
del domino, vengono distribuite più carte ciascuno e do re mi e do re mi fa sol. Sapete, il gioco del domino è quello in cui si deve proseguire, quindi se io ho A, vincerà chi per primo metterà una scheda che inizia con lo stesso simbolo con cui era finita l'altra. Eccetera, eccetera, si fa una catena. A livello melodico è leggermente più complicato. Do, perché bisogna sapere decifrare Do Sol Fa, e allora a Do Sol Fa potrà seguire un Fa Mi Re, a cui potrà seguire ad esempio un Re Mi Do. Vediamo allora un primissimo approccio al dettato. È importante fare le cose semplici inizialmente. L'esperienza mi dice che si sottostimano un po' le difficoltà e poi presto ci si ferma. Allora invece cerchiamo di comprendere. Dettato ritmico, prima propongo due misure. Ta, ti, 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 ta. Io ho sentito un ta iniziale e un ta finale. Posso fare un'ipotesi perché avrò ancora tempo di ascoltarlo. Seconda volta, ta, titti, titti, ta. Bene, mi sono potuto concentrare anche sulle verifiche dei due ta estremi, ma ho anche sentito il titti. Il titti qua. Adesso la mia proposta ritornerà dall'inizio e poi avrò le ultime due misure. Attenzione perché il collegamento tra la fine della seconda e l'inizio della terza si ascolta solo una volta, solo questa volta. Dopo ripeterò la seconda coppia di misure. Pronti? Via. Ta, ti, 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 ta. Sh, ta, ti, ti, ta. Oh, mi ha colpito uno sh, sicuramente. E forse qui c'è un ta. Beh, ho una seconda versione a disposizione di qua, riprendo. Pronti via. Sh. Ta. Titti ta. Ah, ok, sono sicuro che questi siano titti. E poi dovrebbe essere una cosa così. Lo ascoltiamo dall'inizio. Pronti? Via. Ta, ti, 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 ta. Sh, ta, ti, ti, ta. E adesso vado a fare un dettato melodico che, come è scritto qua, inizia e finisce con il do. E all'inizio vi consiglierei di fare ritmi molto semplici. Ovviamente non dico i nomi delle note. Do, anzi, do, anzi, do, saliva all'inizio, mi sembra. Poi una strategia utile è quella di, una volta sentita l'ultima, di ricantarsi immediatamente la prima, perché quell'intervallo è anche un intervallo che potrebbe essere interessante. Quindi, la 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 la, e allora ho anche quella che, adesso che ci penso, potrebbe essere una terza. Seconda esecuzione. La la la. Sì, è proprio un mi. E quindi la la. Allora,
ripeto le prime due e vado avanti. Attenzione, questo è ancora più problematico. Solo questa volta ascolterò la connessione tra la seconda misura e le successive. La, la, a me è parso che fosse uguale il suono, poi però non ci abbiamo tempo ancora una volta per capire, possiamo fare delle ipotesi. Beh, sul finale invece sappiamo che è così, quindi vediamo cosa succede in mezzo, lo fissiamo bene. Seconda volta, solo la parte nuova. Beh, mi sembra una conferma, tutto discendente, e quindi ci sta che sia la stessa nota lassù. Magari nella palestra faremo più esempi. Eccoci alla fine di questa pillola un po' particolare perché per la prima volta abbiamo compiuto un percorso dal suono al segno, come tradurre in segno ciò che ascoltiamo. Abbiamo parlato di giochi da realizzare in coppia o in gruppo, le tombole ritmiche e melodiche e il domino, quindi giochi per impadronirsi della lettura e per impadronirsi anche dell'ascolto, della traduzione in simbolo. Ma l'attività più strutturata di questa pillola è stata il dettato. Dettato ritmico, dettato melodico e una serie di consigli per strutturare al meglio la procedura del dettato per rinforzarci in vista di attività più articolate che faremo in seguito. Se qualcuno di voi sente il bisogno di allenarsi ed esercitarsi, ci vediamo in palestra. Alla prossima! La palestra è uno spazio dove si possono trovare giochi, esercizi da sviluppare individualmente, in coppia e in piccolo gruppo, per approfondire le conoscenze e per rinforzare le proprie capacità verso i prossimi passi.